Sì, buonasera a tutti, sono Manuel, vi do il benvenuto sul mio canale di YouTube che si chiama Manuel Tarocchi e Spiritualità. Allora, quest'oggi ho deciso di fare questo nuovo video per parlarvi di un altro argomento molto importante, sempre che riguarda i malefici. Oggi voglio parlarvi per quanto riguarda la questione dei malefici fatti tramite l'utilizzo delle bambole. Delle bambole, no? Praticamente le bambole voodoo, praticamente che si usano, che chiamano bambole voodoo, sono delle raffigurazioni della vittima fatte con di cotone o materiali materiale particolare, insomma, di lana, di stoffa che si usano appunto per la raffigurazione della vittima. Ecco, allora, questi tipi di malefici già sono un pochettino più particolari e pericolosi dei due precedenti argomenti citati, sia sugli indumenti che sui cibi, praticamente, no? Perché appunto la bambola fa da trasporto, no? Si trasferisce infatti l'energia negativa dalla bambola passa alla vittima, perché appunto la bambola serve per raffigurare la vittima, come ho detto prima, no? Allora, prendendo queste tipologie di maleficio, vengono fatti mediante dei rituali specifici che diciamo si caricano con rituali specifici a livello di magia cerimoniale e voodoo, eccetera. Si usa di solito, è molto consueto mettere delle foto, unghie, capelli, liquidi e quant'altro, no? Ma all'interno si devono mettere dei materiali che appartengono alla vittima, praticamente, no? Allora, poi un'altra cosa che si fa, allora, dipende da che cosa si vuole trasferire alla vittima. Intanto dipende qual è l'intento principale dell'operatore che va ad eseguire questo tipo di rituale, no? E, ad esempio, no? Si vuole, per esempio, portare sfortuna a livello economico, lavorativo, no? Quindi si carica in maniera efficace la bambola per, diciamo, per far sì che questa persona oggetto del nostro rituale gli succedano queste disgrazie, no? Poi un'altra cosa molto importante che devo dire è che praticamente questi tipi di rituali sono fatti non in una botta sola, ma in più operazioni, appunto per essere molto più efficaci, di solito si fanno a minimo per 7 giorni consecutivi queste tipologie di rituali, oppure per 9, 13, 18, 21, 28, che 28 è il ciclo, di lunazione completa, cioè il massimo sono 30 giorni operativi per raggiungere il massimo, proprio la massima energia trasmessa, diciamo, no? Poi praticamente si usano le bambole si usano le bambole per infilzare gli spilli, e ogni spillo che si infilza nella bambola praticamente va recitata una formula specifica che poi si ripercuoterà in modo negativo sulla vittima.
Allora, un'altra cosa molto importante che ci tengo a dire è che praticamente la bambola ha diversi punti come il cuore, la testa, le braccia, le gambe, no? Eccetera. Ogni punto che verranno infilzati gli spilli, quello è il punto che la persona verrà colpita, diciamo. Il punto più intenso che praticamente la persona risentirà più dolore, no? Soffrirà di più. Praticamente, se si vuole colpire, per esempio, una persona che gli si vogliono causare dei problemi a livello sentimentale, ad esempio, lo spillo nero va infilzato nel cuore, al centro del cuore. Se si vuole ad esempio ossessionare la persona, si va a infilzare lo spillo sulla testa praticamente, no? Al centro della testa o dietro la nuca, che è ancora peggio. Praticamente poi, mentre che si caricano, si devono far visualizzare, si deve essere molto bravi con la visualizzazione, che alla persona gli devono succedere tutte le cose che noi stiamo pensando, no? Alla fine di questo rituale magnetico che viene caricato, dopo l'uso di spille, essenze, erbe, materiali appartenenti alle vittime come unghie, capelli, saliva, sperma, eccetera, no? Il consueto che si fa? Si va di solito a sotterrare in una via praticamente che la persona, il soggetto, siamo sicuri che uno non lo troverà e due dovrà essere un punto per nasconderlo. Diciamo che la persona dove passa diciamo di più, no? Dove siamo sicuri che praticamente la persona passi di sicuro, così ogni volta che passano la bambola prosciuga ancora più energia, no? Praticamente. Poi più attira l'energia fino a quando poi non si ripercuote tutto quello che l'operatore esoterico ha fatto sulla vittima. Di solito come tipo di tempistica e praticamente passa minimo un mese e qualcosa per diciamo per vedere i primi effetti. Già dalle prime settimane dalla fine del rito, diciamo che si potrebbe notare già qualche piccolo lieve cambiamento in negativo sulla persona, però 15 giorni e devono passare. Di solito sono i così chiamati tempi di incubazione della fattura, che variano da 10 a 15 giorni. Però questi dati che sto dando, diciamo, sono dei dati piuttosto relativi, che praticamente non sono, diciamo, dati che possono variare per tutti, dati immutabili, che sono praticamente sicuri, perché come ho detto già altre volte, queste tipologie di cose come tempistiche non sono mai attendibili al 100%, perché appunto variano da persona a persona. Questo dipende anche dalla forza spirituale che ha quella persona di reagire, diciamo, all'attacco subito, e poi dipende anche dall'assemblaggio delle energie che noi abbiamo inviato, no? Cioè l'assemblaggio non è altro che l'assestamento energetico delle nostre stesse energie che abbiamo inviato sulla persona. Allora, praticamente questi tipi di bambole si possono anche, è molto meglio se c'è la possibilità, anche nasconderli a casa della vittima.
in un posto molto particolare, che siamo sicuri che la vittima difficilmente troverà. Di solito si mettono anche dentro i muri, dentro le calzette del water, pure l'hanno messo sotto il letto, diciamo, in un punto che è molto meno comune, che non passi tanto osservato dalla vittima, ecco. Come infatti nell'antichità si usava anche fare i malefici con la statuina di cera, che sono dei malefici molto antichi, che sono molto pericolosi, che la statuina di cera a quei tempi era proprio uno degli incantesimi più pericolosi che poteva esistere in magia, specialmente nella magia popolare, perché si sta parlando infatti di stregoneria antica. Allora, spero vivamente che anche questo argomento vi possa essere stato utile, e mi raccomando, se vi fa piacere e il video vi è piaciuto, mi lasciate un like. Comunque, per qualsiasi altro tipo di informazione, mi potete scrivere sulla mia email nele84231@gmail.com, oppure sulla mia pagina Facebook, che si chiama Magia Non Solo, o ancora sul mio gruppo Facebook, che si chiama Magia Non Solo Gruppo. Mi raccomando, però, nel mio gruppo che entrino solo profili originali e con voto, grazie, perché i profili fake non vengono accettati, ovviamente. Allora, vi do una buonanotte, un abbraccio a tutti, vi do appuntamento al prossimo video e grazie per le visualizzazioni che stanno aumentando, vi ringrazio davvero di cuore e spero che continuate con questo ritmo, anzi che possiamo incrementare, diciamo, perché questo è il mio obiettivo. Ciao, alla prossima.